Lui è Gianluigi Donnarumma, portiere che già a 18 anni può vantarsi di aver giocato in Serie A con un grande club storico come il Milan, di cui è anche tifoso, e con cui ha già vinto una Supercoppa. Potenzialmente potrebbe diventare uno dei più forti al mondo nel suo ruolo, vista ancora la lunghissima carriera davanti. Il suo unico difetto? Raiola, uno di quei procuratori che fa bene il suo lavoro, per carità, anzi, ma che trasforma ogni passione, tifo, gioia, tristezza, ogni sentimento in business. Soldi, semplicemente soldi. Quelli che giorno dopo giorno stanno distruggendo questo sport e lo rendono semplice movimento di denaro. Sì ragazzi, il calcio come molti lo hanno amato non esiste più. Dite addio alle bandiere, quelle che vi hanno fatto innamorare del pallone e della squadra di cui fate il tifo. Ma perché si pensa solo al business? Perché i soldi superano i sentimenti? Non si possono avere tutte queste risposte. Ma chi ne ha, ne vuole sempre di più. E chi non le ha, ovviamente li cerca. Soldi, soldi, soldi! Il business è tutto. E tutto è business. Politica, società, prodotti che compriamo ogni giorno. È un sistema montato solo sui soldi. Vogliamo parlare anche di YouTube? Da quando è diventato remunerativo fare i video, la qualità di questi è calata drasticamente. Si trova davvero tanta merda, solo per attirare views e guadagnare. Basta farsi un giro tra le tendenze e troviamo video del Kaiser, per non dire altro, come quelli sui fidget spinner. Guardate come gira il mio fidget spinner. Adesso vediamo la reazione del mio termosifone. O quelle stupide challenge. Chi trattiene più il respiro vince. Poi è ovvio che se uno tira troppo l'elastico, si rompe. E infatti guardate cosa sta succedendo ora su YouTube. A parte questo, ragazzi, tenetevi le vostre passioni, ponetevi i vostri obiettivi e rincorrete ogni cosa che volete, i vostri sogni. Ma fatelo per voi stessi, non solo per accumulare denaro. I soldi sono importanti, ovviamente, ci servono per vivere, per carità, ma non sono l'unica cosa che conta.